Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un argomento interessante che sicuramente potrebbe migliorare la situazione del vostro portafoglio. Volete sapere come poter gestire al meglio le vostre spese? Siete delle persone intenzionate ad investire ma non sapete dove trovare i soldi da investire? Volete conoscere alcune strategie per poter risparmiare? Se la risposta a queste domande è sì, mi raccomando, guardate tutto il video e restate fino alla fine e vi spiegherò dei trucchi che mi sono stati insegnati per poter risparmiare e gestire al meglio le mie spese e andare a investire con i soldi che riesco a risparmiare. Questo discorso vale anche per le persone che hanno il desiderio semplicemente di risparmiare e non sono interessate ad investire, ma vorrebbero semplicemente con i soldi che hanno risparmiato o comprarsi qualche cosa che rappresenta il loro sfizio, magari andare a fare dei viaggi, andare a fare delle esperienze particolari. Io vi assicuro che se seguite almeno la metà di queste regole, il vostro portafoglio sarà molto più felice e di conseguenza lo sarete anche voi. Sicuramente un punto fondamentale per partire con questo discorso è sapere quanto sono le vostre entrate e quanto sono le vostre uscite e anche quali sono le vostre uscite. Quindi se avete un'unica entrata, ad esempio da lavoro dipendente, sarà facile capire quanto è la vostra entrata. Se invece avete un'entrata variabile perché siete dei liberi professionisti o svolgete più attività e di conseguenza avete più entrate, dovrete andare a stimare inizio mese quali potrebbero essere le vostre entrate, quali progetti riuscirete a chiudere, quali contratti riuscirete a chiudere, tutto in base naturalmente all'attività che svolgete. Secondo punto, una volta che avete capito quali sono le vostre uscite, andare a capire se sono delle uscite necessarie che rappresentano dei bisogni vitali, come ad esempio fare la spesa, pagare le bollette, fare la benzina, e quali invece sono le spese che rappresentano i nostri sfizi, i nostri piaceri. Vi potreste accorgere che magari percepite uno stipendio di 1500 euro, spendete per la casa, per la benzina e tutto ciò che concerne le spese per la vita quotidiana un 800 euro e spendete magari 400-500 euro per i vostri sfizi, rendendovi così conto che magari delle spese che affrontate sono davvero delle spese inutili. Vi faccio un esempio: potreste essere abbonati a Netflix e nonostante la spesa sia comunque minima, con l'andare nel tempo l'importo cresce sempre di più e magari Netflix non lo guardate nemmeno perché non avete tempo appunto di stare sulla piattaforma, di guardare la TV, ma preferite dedicarvi ad altro. Oppure eliminare quelli che sono i brutti vizi, ad esempio andate fuori con gli amici ogni sabato sera e spendete 30-40 euro nelle bevande alcoliche. Facendo due conti, a fine mese se spendete 30 euro ogni sabato sera per andare a bere fuori sono 120 euro al mese. Questa potrebbe essere una cosa che viene sostituita o dallo smettere di bere gran parte dell'alcol che assumiamo, o se vogliamo andarlo a comprare magari nei supermercati, oppure andare a comprare mensilmente l'ultimo modello di scarpe nuove che magari spendiamo 100-150 euro, che a fine anno diventano una cifra abbastanza importante. Punto 3. Andare a utilizzare sistemi di pagamento che ci permettono di avere un cashback sulle nostre spese. Infatti questi sistemi di pagamento cercano di favorire appunto i pagamenti elettronici, quelli tracciati, fornendoci però come riscontro un cashback che va dal 5 al 10%, insomma varia sempre dai servizi che vengono offerti dalle carte. Se ad esempio durante il corso dell'anno vado a spendere 5.000 euro per qualsiasi tipo di spesa, a fine anno mi ritrovo un cashback di 500 euro, che non è assolutamente male. E i soldi che derivano dal cashback o potrei utilizzarli per finanziare qualche progetto, qualcosa che ho in mente, o potrei cercare di investire e rendere molto produttivi e aumentare quindi il valore da 500 a qualcosa in più, che può essere 550, 600, 700. Quindi diciamo che questo potrebbe essere un metodo che unisce al risparmio anche il guadagno derivato da un investimento. Non spendere tutto durante il mese. Sembra un concetto stupido, ma ci sono tantissime persone che si sono abituate a spendere tutto lo stipendio che percepiscono. Vi faccio un esempio: ho percepito il mio stipendio di 1000 euro, lo vado a spendere tutto, non ce la faccio proprio a risparmiare. Questa è una cosa assolutamente scorretta, perché ci fa capire che non c'è assolutamente gestione del denaro. Quindi se dovessimo avere bisogno di denaro un giorno per qualsiasi cosa straordinaria, non ce l'abbiamo, appunto perché ogni mese andiamo a esaurire tutta la nostra disponibilità di soldi. Sarebbe invece una cosa più intelligente cercare di capire quali sono le spese fisse che andiamo a affrontare durante il mese e appena percepiamo il prossimo stipendio, alcuni soldi li mettiamo da parte per pagare appunto queste spese, altri invece li mettiamo subito a risparmio. In modo che prima abbiamo risparmiato, poi una volta che abbiamo risparmiato possiamo spendere. Se voi ad esempio percepite uno stipendio di 1000 euro, accantonate sicuramente i 500 euro che vi servono per pagare le spese. Altri 300 potreste metterli via per risparmiare e altri 200 potreste utilizzarli per i vostri sfizi.
Quindi sapere quanto andiamo a percepire, quanto andiamo a spendere, ci permette anche di fare due conti su che cosa possiamo andare a risparmiare. Metodo 5. Guardate se ci sono delle offerte in giro. Mi è capitato spesso di andare a risparmiare con questa tecnica anche 100, 200, 300 euro perché magari dovevo andare a comprare degli apparecchi tecnologici o comunque qualcosa di molto costoso che comunque mi ha permesso di risparmiare il 20-30% su quel determinato articolo. Di solito io faccio questa considerazione se si tratta di un prodotto tecnologico e abbastanza costoso. Però se siete delle persone che riescono a organizzare bene il loro tempo, potrete anche magari andare in determinati supermercati a comprare le cose che sono in offerta. Le offerte più interessanti. Ora non vi dico che dovete andare a comprare la mozzarella in quel posto rispetto a un altro perché è scontata, ma magari c'è un'offerta sul vostro olio preferito, sul vostro vino preferito, e lì potreste andare a prendere magari 3, 4, 5 bottiglie rispetto a una, avendo un grosso risparmio. Quindi approfittare di ciò che è fortemente scontato. Grazie alla tecnologia oggi riusciamo a vedere in maniera molto veloce quali sono le offerte che ci sono in giro, quindi non dobbiamo neanche tanto stare lì a impazzire. Nuovo punto, andare a fare acquisti online. Infatti grazie all'online abbiamo un catalogo vastissimo di tantissimi siti che ci offrono tantissimi prodotti che spesso e volentieri hanno dei prezzi molto convenienti rispetto ad acquistarli in negozio. Io ad esempio ho confrontato i costi che avrebbero avuto degli accessori per il mio computer, in negozio li avrei pagati sui 250 euro, mentre online sono riuscito anche a comprarli sui 100-120 euro, quindi ho risparmiato più o meno il 50%. Inoltre online ci permette anche di andare a vedere con un click tantissimi negozi che fisicamente non riusciremmo ad andare perché magari non abbiamo abbastanza tempo. Settimo punto, andare a acquistare oggetti usati. Infatti potremmo trovare delle interessantissime offerte che ci permettono di avere un grande risparmio rispetto al nuovo. Infatti potremmo andare a trovare un iPhone ricondizionato ad un prezzo estremamente vantaggioso rispetto a comprarlo nuovo. E con i soldi che andiamo a risparmiare tra l'iPhone ricondizionato e l'iPhone nuovo potrebbero addirittura portarci o acquistare qualcosa che ci serve o addirittura risparmiarli. L'ultimo metodo per risparmiare di più e poter investire è guadagnare di più. Sembra una cazzata, una cosa scontata, ma vi assicuro che se voi volete guadagnare più soldi ci sono tantissime possibilità al giorno d'oggi grazie all'online, magari anche andare semplicemente a fare qualche lavoretto per qualche persona, come possono essere le ripetizioni, creare dei siti web per le aziende, delle grafiche, dei video pubblicitari. Magari siete dei bravi artisti, sapete disegnare e riuscite a vendere tramite online i vostri quadri, le vostre opere. O addirittura ancora sponsorizzando nel tempo che avete libero dei brand che vi pagano per far questo. Insomma, trovare una strategia qualsiasi sia per poter guadagnare di più, mantenendo quello che potrebbe essere il vostro lavoro, la vostra attività principale. Fatemi sapere nei commenti se avete già utilizzato una di queste strategie e quale vi è piaciuta di più e volete mettere in pratica. E noi ci vediamo in un prossimo video.